Benvenuti in un nuovo video. Sì, raga, scusatemi se ogni tanto vedete la maglia che si alza e che sto impedita proprio, non so, io ogni volta non mi trovo. Io mi metto sempre nella stessa posizione, ma ogni volta non mi trovo. Ma oggi siamo qui per provare nuove creme e un nuovo marchio che, raga, mi ispira tantissimo. Non proprio il sapore, ma voglio vedere la consistenza e poi anche il sapore, ovviamente. Ed è questo qui, Delicious. Allora, raga, io spero che l'ho pronunciato bene. Ed è un nuovo marchio di creme e burri suo o il supplement. Allora, vi voglio dire una cosa perché questa iniziativa mi piace tantissimo. Allora, seguitemi bene. Il mio codice sconto è sempre lo stesso che Giulia010. Funziona che il 10% di sconto nell'acquisto immediato c'è sempre, solo che su questi prodotti, quindi su questa linea Delicious, avete il 15% di cashback. E infatti, se ci fate caso, quando aprite il sito trovate sia il pallino blu che il pallino rosso. Quando vedete il pallino rosso significa che avete un cashback nel prossimo ordine, i cashback funzionano uguali, con il 15%. Invece dove non trovate il bollino rosso avete il 10% di sconto, quindi normale. Ora io inizierei subito dalle creme. Allora, peschiamo questa proprio così, crema alle mandorle. Eccola qui. Allora, sì, ragazzi, sono troppo contenta. I valori per 100 grammi sono 581 calorie, 37,25 grammi di grassi, carboidrati 33,81, zucchero 1,95, polioli, vabbè, 29,56, proteine 26,30. Allora, ragazzi, se non sbaglio, di solito vedo che c'è una percentuale di proteine in più, quindi top, adoro, rispetto a tipo le altre, è 250 grammi. La cosa che mi piace di più di questo marchio si può dire anche il prezzo, perché comunque rispetto ad altre creme ha un prezzo equo, cioè 8,50 euro se non sbaglio, quindi ci sta. Apriamo. Raga, non ho mai visto una crema riempita fino a sopra. Cioè, raga, ditemi voi. Mandorla. Allora, la consistenza mi piace un casino. No! Cosa vedo nei miei occhi? Cioè, raga, a parte super riempita. Sembra molto tipo caramellosa, cioè, guardate. È molto densa. Però, cioè, la consistenza mi piace troppo. Ok, assaggiamo. Allora, si sente di mandorla, ovviamente. Allora, il sapore, cioè la consistenza è diversissima, raga, rispetto alle altre. È molto più pastosa. Però il gusto proprio per eccellenza, proprio che mi ricorda, amaretto. Amaretto tantissimo, però raga, è buonissima. Mi piace. No, raga, mandorla non si sente tipo di quella mandorla liquorosa, tipo orzata, è molto delicata. Però ha questa consistenza di tipo pastosa, però che non vi dà fastidio. Cioè non è quella cosa. È buona, è buona, è veramente buona, no? Ve lo giuro. Ma poi, raga, aprire un barattolo e trovarlo riempito, cioè, a me non è mai successo. Non so, a voi, a me non è mai successo. Quindi, mandorla per me è super promossa. Tipo, rispetto alle altre, vi faccio un paragone perché l'ultima che abbiamo assaggiato insieme è stata la Gonaz. Gusto mandorla, che raga, per me non si può proprio mangiare, cioè si sente proprio di liquore, no, di liquore, di orzata, proprio quella cosa forte. Invece questa è molto delicata e sa proprio di sembra proprio di mangiare un amaretto. Se vi piace l'amaretto, prendetela. Andiamo avanti. Pistacchio, raga. Raga, i valori non ve li dico sempre perché sono sempre i soliti. Raga, pistacchio. Assaggiamo. Quanto mi piace aprire le confezioni, non avete idea. Cioè, raga, ma io. Raga,
Raga, io questo marchio lo promuovo solo per questo. Io non posso aprire una confezione e trovarmi così io. Cioè, mi fate emozionare. Io mi emoziono. Raga. Ragazzi. Mamma mia. Raga. Cioè, raga, che mi vuoi dire? L'odore sembra... Cioè, raga, pistacchio, pistacchio. Mi sto commuovendo, assaggiamo. No! Ragazzi, sembra di mangiare un gelato al pistacchio, ve lo giuro. Raga, mangiata così è pastosa, sembra di mangiare un gelato, ma gioco relax. Raga, stanno così io, ve lo giuro. E raga, è buono, perché conviene un botto rispetto alla gioco relax, cioè questa sta a 8,50 euro, 250 grammi. No, raga, raga, non ho parole. Non ho parole. Non assaggiavo una crema che sta proprio di pistacchio pistacchio dall'ultima volta che ho acquistato la Choco Relax. Ve lo giuro, le altre ci somigliavano, ma questa io sento proprio il pistacchio. Cioè, raga, sembra proprio di sbucciare un pistacchio. No, raga, questa dovete prenderla. Dovete prenderla. No, prima che va a ruba. Ho trovato il mio nuovo amore. Loro. No, vabbè, io già vi adoro. Vi adoro, vi adoro, vi adoro. Vabbè, comunque per me già ci possiamo fermare qui. Potete acquistarla proprio a scatola chiusa tutte. Assaggiamo cocco. Raga, mi sta dando un sacco di soddisfazione. Cioè, veramente. Aspettate. Guarda. Questa è più liquida. Consistenza troppo bella. Raga, mamma mia. Magari. No, vabbè. Mi sono innamorata. Raga, sembra di mangiare un Raffaello e non c'è la presenza di mandorla dentro. No, raga, vabbè. Per me hanno vinto. Per me io vi devo fare gli applausi. Cioè, mamma mia. No, raga, sì, tu dici, wow, ti emozioni così, sì, raga. Vabbè, nocciola. Nocciola, cioccolato, va, andiamo sempre sul sicuro, quindi non mi meraviglio. Per me avete vinto. I miei complimenti. No, vabbè, Kinder Bueno. Kinder Bueno, Kinder Bueno, aiù. No, vabbè. No, vabbè. Mamma mia. Ma come devo fare? Sarà la mia nuova dipendenza, già lo so. Ah, Kinder Bueno. Ormai non mi dilungo più. Quando dico Kinder Bueno, ho fatto, ho detto tutto.
Raga, è pastosa, ma perché lei sono mangiando un cucchiaino, ma sono scioccata. Io veramente non ho mai provato. Avete visto il video delle cioccolate delle Gonazze? Sono rimasta super delusa. Ma io sto rimanendo troppo contenta. Questa cosa mi fa piacere perché, raga, sinceramente i prezzi convengono tantissimo. Cioè, 8,50 euro, cioè, non so niente per la qualità e la bontà proprio. Cioè, raga, prendete pistacchio. Cioè, pistacchio è la morte. Poi dopo vi faccio la classifica secondo me, ma tutti. Cioè, per me tutto quanto vanno primo posto. Allora, questo qui è il burro d'arachidi. Cioè, raga, anche questo conviene tantissimo perché sono 300 grammi di burro d'arachidi e costa 4,50 euro. Quindi, raga, vi ho detto tutto. Sì, i valori raga su per giù siamo sempre là. Questo però è quello crunchy. Io non ho mai provato un burro d'arachidi crunchy, quindi. Mamma mia! Mamma mia! Poi guardate i pezzi come sono. No, vabbè. Aspettate raga, fatemi un po' girare. Ditelo voi per me. Parole. Non si può descrivere a parole la bontà. Non si può, mi dispiace, dovete solo comprarlo. E poi raga, avete pure il 15 di cashback, cioè adoro, per questa bontà ne vale la pena. Cioè io non so quanti cucchiai ne ho qua avanti. Raga, il crunchy, alla fine lo mondo. Ma anche questo qui è normale, che ovviamente lo assaggio insieme a voi. Però l'ho voluto prendere. Ma quello crunchy, raga, io non ho mai provato un burro. Ma Roma, che re. Mamma mia. No, vabbè. Ma sta bontà. Ma che. Io non ho mai provato un burro crunchy, ma quello non ha tipo quei pezzettoni, è super delicato. Come questo è buono, raga. Non ci sono paragoni. Allora, primo posto. Vabbè, io non posso fare una classifica. Allora, primo posto, amanti del pistacchio, ascoltatemi. Dovete prenderla e mi dovete dire, secondo voi, se ne vale la pena o non ne vale la pena. Ma per me sta così, sullo stesso livello della Choco Relax. Se dico la Choco Relax perché per me e anche per voi è la regina del pistacchio. Ma con questa, raga, sinceramente. Non voglio dire niente, ve lo dirò più avanti nelle storie, ma io sto impazzendo. Secondo posto, nocciola. Terzo posto, cocco. E quarto posto, mandorla. Ma giusto perché io non vado appresso alla mandorla, però raga, sono tutte buone. Poi preferisco il crunchy e anche poi l'altro, sono buoni uguali. Comunque raga, io mi sono innamorata. E ho trovato i miei nuovi amori, sono loro. Io mo dovrò fare attenzione, dovrò proprio nascondere, perché altrimenti io inizio a pizzicare questi e tutti gli altri. Quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivetemi giù se voi avete acquistato già, quale acquisterete, sono troppo curiosa. E anche dopo voglio tutte le recensioni in direct, mi raccomando, quindi seguitemi su Instagram, mi trovate come Giulia Amifit.
E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!